tutti noi. Quindi Anna Maria, veramente ti lascio la parola. Vorrei dire, il messaggio che io voglio lasciare e che ritengo sia importante è soprattutto per i giovani, per i ragazzi che adesso si stanno formando, stanno crescendo. La raccomandazione, anch'io ho un bambino, un ragazzo di 16 anni e non faccio altro che ripetere, aprite gli occhi. Ricordatevi che ovunque esiste il male e quindi cercate di avvicinarvi alla Chiesa, perché vedo che molti ragazzi oggi, mio figlio in testa, per andare in chiesa, dobbiamo stare a convincerli, a parlargli. Avvicinatevi al Signore, alla Madonna, avvicinatevi alla religione cristiana, aprite gli occhi, viviamo di più la Chiesa, viviamo di più l'amore del Signore, avviciniamoci alla Madonna. Questo è il messaggio che io do e ho riscoperto per tante situazioni che mi stanno accompagnando e mi hanno accompagnato nella vita. Stare vicino alla Madonna e credere, perché loro, il Signore, la Madonna e tutti i santi esistono, ci vogliono proteggere, ci fanno capire quanto è importante essere vicino a loro, essere vicino alla Chiesa, donare amore senza chiedere nulla in cambio. Se arriva, arriva, altrimenti noi dobbiamo andare via un giorno con il pensiero di aver fatto del bene, perché la vita futura si ritorna alla casa del Padre, si dice, da dove siamo venuti lì si ritorna, facciamo i buoni, facciamo i bravi, facciamo avvicinare i ragazzi alla religione, perché ricordatevi, il male è sempre in agguato. Sì. Come dice Sant'Agostino, chi canta prega due volte. È bene. Canta bene. Allora, noi vogliamo anche un po' omaggiare questa sera. Sicuramente abbiamo tanti nostri concittadini italo-americani che ogni anno vengono a Mola per partecipare alla festa, la nostra patrona, alla festa di Maria Santissima Addolorata. E Anna Maria ha pensato bene, visto che siamo anche in chiusura, poi abbiamo l'ospite finale, di omaggiare con due brani molto noti, di cui uno è My Way di Frank Sinatra e l'altro è sempre New York, New York. Quindi Anna Maria ci delizierà. Eh sì, per omaggiare gli americani, ma anche noi, che ci piace sentire molto questi pezzi e soprattutto la tua voce. Allora, signori, ha una voce per Maria, Anna Maria Antonino. Grazie. Si prova? Sì. So I fade, find a curtain, my friend, I said it clear, I'll state my case, always so certain, I live the life that's full, I travel each and every highway. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had it be, but there's a gain to fin to mention. I have a deal. I plan each other cause, each careful step, so long that my way and more
read on the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. This vagabond shoes are longing to stray. Di dire oh madonna mia che potenza, grazie. Mamma siamo mia. 48 però 48? Sì, siamo 48 anni, ma così l'abbiamo persa. Ma sei una ragazzina, Anna Maria. Altrimenti fai sentire vecchia anche a me, che io sono no dico qualcosina l'abbiamo persa, strada facendo, però va bene, luggiamo ancora benissimo. Grazie ancora ad Anna Maria Antonino. Intanto invitiamo a prendere posto qui sul palco la band, il gruppo, così si sistemano, che è Vito Furio e i suoi splendidi amici, il suo gruppo. Dove sono? Cominciano a salire, così si sistemano ovviamente con gli strumenti. Nel frattempo noi proseguiamo con il sorteggio. E abbiamo visto in lontananza il neo papà, nonché neo sindaco di Mola, Giuseppe Colonna. Vieni, vieni. Così in chiusura abbiamo anche il saluto del sindaco. Nel frattempo che i nostri amici si sistemano e organizzano gli strumenti. No, non è lei il sindaco. Grazie di sedere, non qua il nome. Buonasera. Sì. Buonasera a tutti. Ti abbiamo visto da lontano, Giuseppe. L'altezza mi frega. Allora, è sempre stato così. Buonasera. Siamo a tutti. Felici di chiudere perché abbiamo ancora l'esibizione di Vito Furio. Chiudiamo in bellezza. Quindi. Chiudiamo in bellezza, però ecco, visto che
Il sindaco è qui, ci farebbe piacere ovviamente avere anche un suo saluto, anche perché ci aspetta una settimana per quanto riguarda i festeggiamenti della nostra patrona, certo, insomma, certo, molto intensa, quindi avere un saluto finale del sindaco ci fa piacere. Assolutamente, dovete scusare il mio ritardo perché stasera mi sono diviso su due eventi, uno al Teatro Van Besselut, naturalmente non appena terminato sono arrivato qui, mi sono messo in lontananza per non disturbare, ma insomma porto il saluto mio personale di tutta l'amministrazione comunale, un ringraziamento a voi e a Donato in particolar modo per aver organizzato questa serata, penso in una location appropriata che dà valore e lustro a questa manifestazione che riguarda appunto non solo l'intrattenimento ma anche momenti importanti di riflessione. E in un certo senso questa manifestazione dà il via a quelli che è la settimana dei festeggiamenti in onore della nostra patrona. Stasera ci siete voi, domani mattina il Giramola, domani sera altri eventi e poi praticamente tutti i giorni ci sono eventi. E quindi naturalmente l'augurio che faccio in particolar modo ai miei concittadini è quello di vivere questi festeggiamenti ricreando un senso di comunità che quotidianamente siamo impegnati a ricreare. Credo che sia assolutamente il miglior atteggiamento per affrontare questa settimana che sarà impegnativa anche dal punto di vista istituzionale, ma sicuramente per noi la festa patronale è la festa per eccellenza della nostra comunità, che rappresenta la nostra tradizione, la nostra identità, ed è giusto viverla al meglio. E voi questa sera ci avete aiutato, insomma, ad iniziare questo percorso di avvicinamento. Senti Giuseppe, penso che sono pronti, hai dormito stanotte? Sì, perché dalle prossime notti sarà difficile dormire, quindi mi creo un credito di ore. Una piccola riflessione volevo chiedere al nostro sindaco, visto che oggi coincide con la giornata del creato e anche dell'ambiente, un tema questo molto vicino anche a noi come comunità molese, cosa si può fare ancora da dire per proteggere l'ambiente, per salvaguardarlo e insomma affinché ritorni tutto come era stato creato? Ma credo che ognuno debba fare la sua parte, l'amministrazione debba fare il suo confrontandosi con le altre istituzioni affinché alcuni problemi che riguardano la nostra comunità, in particolar modo proprio sull'ambiente, vengano finalmente risolti. E noi proprio in questi giorni, in queste settimane, devo dire la verità, è il tema che più in queste prime settimane di mandato ha occupato l'agenda istituzionale. E poi naturalmente spetta a ciascuno di noi aver cura dell'ambiente in cui viviamo, e per far questo naturalmente è necessaria un'attività di informazione, di sensibilizzazione, di coinvolgimento delle associazioni socioculturali, delle istituzioni scolastiche. E a tal proposito mi piace pensare che dopo tanti anni il nostro comune parteciperà a una manifestazione nazionale a fine ottobre, che è quella promossa da Lega Ambiente, che Puliamo il Mondo, grazie alla quale coinvolgeremo tutte le scuole della nostra città. E poi allo stesso tempo un atteggiamento responsabile e da parte dell'amministrazione, lo anticipo, già un aumento di controlli affinché qualcuno, insomma, quei pochi, quella piccola minoranza non solo di nostri concittadini ma anche di chi viene appositamente per insomma deturpare il nostro territorio capisca che è sbagliato far ciò. Quindi noi ci mettiamo il nostro, credo che la collaborazione fra amministrazione e cittadini sia assolutamente necessaria. Grazie. Bene, volevo dirti che noi abbiamo cominciato questo spettacolo dedicando la canzone dei bambini a tuo figlio, Marco. Facciamo gli auguri allora a questo neo papà. Viva la vita, viva la vita, il terzo figlio. Ormai famiglia numerosa la tua, terzo figlio, quindi. Grazie. Beh, grazie Giuseppe, ancora di nuovo auguri. Sindaco Giuseppe auguri Colonna per il suo intervento. Intanto noi siamo pronti con questi giovanotti. Vito, sei contento? Guarda che pubblico, tutti per te, più o meno, insomma. Guarda che pubblico, ci sono quelli lì al Bar Roma, vedi? Quelli del Bar Roma ci sentono, allora, quelli del Master Pub ci sentono, quelli della Vasca ci sentono. La solita frase un po'... Come? Si sente, cioè il microfono si sente, mio. Si sente.
Mi sente da Vito. Giù? Sì, concludiamo con Vito Furio allora. Vabbè, aspetta, fate un applauso a Donatino Ciammeo e alla bellezza di Enza Giannini. Forza, allora. Più ad Enza, forza. L'applauso più forte. Papà Tim. Allora, grazie. Facciamo cantare subito Vito, poi prima facciamo del brano finale facciamo sì. l'estrazione. Allora, facciamo un riepilogo soltanto dei brani che intanto Vito Furio è un nostro concittadino, ormai lo conosciamo tutti, ha avuto insomma un successo non solo a Mola ma anche all'estero, conosciuto anche a New York, e stasera con la sua band, devo dire, Giovanotti, in versione molto Giovanotti, i tuoi compagni. Allora Vito, che cosa ci fate ascoltare? Allora, il primo brano è uno standard internazionale, sto parlando di What a Wonderful World. Veramente tutti i brani sono stati tutti un po' rivisti e riarrangiati a modo nostro per renderli ancora più, sono molto belli, coinvolgenti, per renderli più coinvolgenti. Sì, chiaramente sì. E niente, chiaro, cioè il tema principale di questa sera è la pace, e i brani sui quali è caduta la nostra scelta è la pace nel mondo. Perfetto, condividiamo. Allora noi siamo pronti ad ascoltarvi e ad applaudirvi. Vito Furio e il suo gruppo. Babies cry, I watch them grow.